Là abbiamo 13.000 viti che dovevamo piantare qualche settimana fa, ma non l'abbiamo potuto piantare perché il terreno diciamo, non è stato preparato bene, ma non perché non è stato preparato, perché la siccità ci ha impedito di prepararlo nel dovuto modo. Le dobbiamo bagnare tutti i giorni e poi niente, vedremo a novembre, le dobbiamo piantare, però bisogna arrivarci a novembre. La siccità così preoccupa anche in vigna. La carenza di piogge rischia infatti di compromettere anche la vendemmia. Quanto possono reggere ancora queste vigne? Allora, diciamo che, vedi, il colore adesso è bello, sono sane, diciamo 15 giorni, 20 giorni, ma poi abbiamo bisogno di pioggia perché sennò non si sviluppa niente. Nelle campagne aretine, nonostante le piogge annunciate, si continua a registrare una grande sete. Bisognerebbe avere almeno una pioggia ogni 7-8 giorni perché sarebbe ottimale. La pianta se non ha acqua, non progredisce. Quindi, cioè, non esiste concime e ci vuole l'acqua. L'acqua è l'unica fonte di vita sia per le piante che per noi. Oltre alla siccità e al caldo record, poi il mondo dell'agricoltura continua a fare conti anche con le violente ondate di maltempo. Il cambiamento del clima per noi è veramente difficile. Cioè, non lo possiamo reggere, non ci sono soldi che ti possano aiutare a risolvere il problema. La Toscana intanto ha dichiarato lo stato regionale d'emergenza per la siccità. Bisogna capire veramente in che settore lavoriamo e poi però il problema è che se non hai il tuo prodotto non lo vendi.